Fallire non è una cosa negativa. Provate a pensarci. Chi è che non fallisce mai? Chi non prova? Imparate, visto che abbiamo parlato dalle porte chiuse, imparate cosa che io non sapevo fare. Questo ve lo dico perché l'ho imparato. Perché alla vostra età, se me l'avesse detto qualcuno, ci avrei pensato. Per me perdere era un momento soltanto negativo. E invece provate a pensarci, quando è che voi riflettete di più? Quando le cose vanno bene o quando vanno male? Chi è che dice male? Quasi tutti. Allora vuol dire che quando si perde, sia nei rapporti sentimentali, sia nei rapporti professionali, sia nei rapporti d'amicizia, è quando si perde che c'è l'occasione per imparare. Quando si vince, io non ho mai visto nessuno che vincendo si mette lì alla sera e dice: Madonna, ma com'è possibile? Cosa ho sbagliato io? Questa domanda ve la fate sempre, ce la facciamo tutti quando le cose vanno male. Allora, il fallimento, che è una sconfitta, in realtà è un'occasione molto utile per imparare cose. Per cui quello che vi voglio dire è, quando perderete, perché sicuramente qualche porta la troverete chiusa, quello è un momento utile per voi per alzare l'asticella. Prima o poi sarete chiamati ad avere coraggio. In quei momenti, ricordarsi anche di uno come Mandela, che ha detto questa frase qui, vi aiuterà a prendere meglio le vostre decisioni. Con questo io vi ringrazio e vi saluto tutti. Buongiorno, ci troviamo in compagnia del campione del mondo Pasquale Gravina. E allora, perché introdurre il concetto di team di gruppo in un contesto universitario? Ma non soltanto di team di gruppo, anche di team di gruppo, perché imparare a pensare, siccome noi siamo molto individualisti in Italia, spero che questo mondo stia cambiando, perché sta finendo l'idea che da soli si riesce a fare tutto. È l'idea di iniziare a guardare anche con chi giocare le partite del futuro, penso che sia un grande esempio che viene dal mondo dello sport e che in qualche modo cerco di trasferire a ragazzi giovani che stanno formando il loro carattere, i loro ideali, il loro futuro. E un messaggio da lasciare agli studenti dell'università? Alleniamoci adeguatamente e andiamo a vincere. Grazie.